questo fine settimana? Io so già la risposta, è sì, perché siete molto curiosi di vedere come vanno le cose nel weekend, sempre fedeli al motto non credete verificate. In studio vi trovo già pronti e c'è un segno in particolare che in questi giorni dovrebbe prepararsi a un grande balzo in avanti ed è proprio il segno zodiacale dell'Ariete. Io parto da lì per parlare poi di tutti e 12 segni. Ecco qui la situazione odierna, amore 3, lavoro 3, fortuna 4, domani amore 3, lavoro 4, fortuna 4. Si sta per partire per un grande progetto e naturalmente quando ci sono grandi progetti, quando ci sono buone stelle, quando ci sono delle iniziative prorompenti che in qualche modo poi piacciono al segno dell'Ariete che non ama star fermo, insomma si salvi chi può, perché l'Ariete coinvolge tutti, non è che sta lì fermo ad aspettare che le cose cambino, no. Quando ha in mente una cosa, quando si fissa, quando vuol portare avanti una situazione, è molto determinato e pretende che determinate siano anche certe regole da rispettare. Quindi anche se questo è un fine settimana che parte in sordina, ma poi vedremo, recupereremo tanto anche nel corso della prossima settimana, si può dire che alcuni progetti sono in pentola, possono essere di lavoro, possono essere di amore. Tanto per ricordarlo, il 17 Mercurio entra nel segno, il 20 Venere entra nel segno. Quindi anche sotto il profilo delle relazioni, non solo siete più predisposti ad amare, ma potreste ampliare il raggio delle vostre conoscenze per verificare se in questo periodo c'è qualcuno che ritiene giusta la vostra presenza. Se avete già un amore, i progetti sono naturalmente ancora più facili. La giornata di domenica infatti è tutta stellare, amore lavoro 5, fortuna 4 per un Ariete che non risolve tutti i problemi della vita, perché sappiamo che Saturno è ancora dissonante, lo sarà ancora per qualche mese, però in questo lasso di tempo, fine aprile, ne parlerò meglio dalla prossima settimana, metà maggio avrà l'occasione proprio di tornare sul palcoscenico e di vincere anche una sfida o comunque di battersi con onore, perché poi l'importante è partecipare, non vincere, e soprattutto uscire con dignità da ogni situazione che può comportare qualche disagio. Il segno zodiacale del Toro, la giornata di oggi amore 4, lavoro fortuna 5, domani amore fortuna 5, lavoro, scusate, 4, lavoro 5. Come si vede in questo cielo c'è una buona fortuna, e la fortuna io non la intendo mai come gioco, attenzione, non si intende in questo senso, ma solo nel senso di incontri fortunati, quegli incontri che possono cambiarci la vita, perché tutti noi nel corso della nostra esistenza abbiamo avuto almeno una giornata importante in cui la nostra vita ha preso una piega diversa, magari il giorno in cui abbiamo incontrato la persona che abbiamo poi sposato, con cui abbiamo convissuto. Oppure anche ci sono delle giornate che portano delle situazioni che non sono simpatiche, ma sempre da quel momento la nostra vita cambia e ci sono nuovi ruoli, nuove occasioni. Ecco, adesso c'è la fortuna di incontrare una persona che può anche riuscire a darci un suggerimento importante, per esempio quelli che vogliono iniziare una cura, una terapia, che vogliono star bene entro l'estate, in questi giorni avranno dei contatti utili. E devo dire che c'è un po' di fortuna anche nelle relazioni, le relazioni che sono state un po' minate da un febbraio difficile e che adesso invece tornano in auge. La perseveranza e la caparbietà sono caratteristiche tipiche del segno del Toro, che a volte possono produrre effetti negativi quando insistete per ottenere cose che non hanno senso, ma a volte hanno anche un valore favorevole, per esempio proprio quando dopo un periodo di difficoltà o quando capita la tegola che cade in testa, no, cosiddetta, noi abbiamo la forza di riproporci con grande energia. Perché? Perché proprio abbiamo questa capacità di andare oltre gli ostacoli che arriva grazie ad un carattere che avete, che è sempre piuttosto impetuoso. La giornata di domenica è un po' sottotono per la dissonanza della luna, quindi direi domenica tutto a tre stelle, cercate di fare le cose che dovete fare senza strafare, soprattutto date spazio alla famiglia, alle persone che amate, a quelli che vi stanno attorno. Vediamo i gemelli, la giornata di oggi, amore 3, lavoro 4, fortuna 4, domani amore 3, lavoro 4, fortuna 4. Allora, c'è da dire che, scusate se mi ripeto, ma è il tema dominante, il leitmotiv del momento. Ci sono state diverse afflizioni di recente, probabilmente non tutti, ma molti gemelli hanno avuto delle difficoltà. In questo periodo voi non vorreste scontrarvi con gli altri, però è necessario farlo. Quindi c'è chi ha una disputa con un datore di lavoro, c'è chi non riesce a mettere a posto un accordo, un contratto, lo sapete come la penso. In un quadro generale così confuso, paga pegno l'amore, in particolare se avete la testa altrove. Voi di solito non vi fissate
sulle cose, non siete quelli che se stanno male per un motivo di lavoro poi riescono a espandere questo malessere a tutti gli altri settori della vita. Però va detto che il fatto di non avere da 3 o 4 mesi vissuto dei miglioramenti può procurare un disagio psicofisico, un certo malessere che poi anche involontariamente si scarica sulla coppia, nel rapporto sentimentale. Non sbagliano i gemelli che continuano a fare quello che hanno fatto negli anni passati. Però quelli che hanno iniziato da poco un progetto di lavoro, un nuovo programma, un qualcosa di interessante, notano che c'è qualcosa che non va, oppure pensano: avrei desiderato una collocazione migliore, avrei voluto una protezione migliore. Ecco, c'è sempre da ridire, e forse avete ragione nel dire oltre quello che magari gli altri vorrebbero ascoltare. Però cercate di essere cauti, ripeto, è proprio l'amore a creare qualche disagio, se non altro per divergenze a livello proprio di opinioni con il partner. Oppure, se non c'è un amore, attenzione doppia. La situazione migliora domenica con la luna in sestile, amore 4, lavoro fortuna 5, ecco che i viaggi, i contatti sono più favoriti. Sappiamo che i gemelli adorano parlare, soprattutto adorano scrivere le proprie emozioni, quindi domenica potrebbe essere una giornata buona per ispirarsi e fare delle cose in più da questo punto di vista. Il segno zodiacale del Cancro, oggi tutto 4 stelle, domani amore fortuna 4, lavoro 5. Mentre dal punto di vista professionale si possono fare dei passi in avanti, anche se al costo di un grande sacrificio, io credo che molti Cancro stiano facendo la gavetta, magari anche dall'anno scorso o da pochi mesi. C'è stata una sofferenza, diciamo così, un rallentamento. Anche se avete avuto un miglioramento, anche se avete avuto una situazione di vantaggio, non è che state pensando chi me l'ha fatto fare, però adesso vi rendete conto che, insomma, l'impegno è gravoso. Ecco, questo forse incide meno nella situazione generale. Quello che bisogna considerare è il rapporto con gli altri, perché soprattutto dalla prossima settimana tutti quelli che si stanno affaticando troppo nel lavoro o hanno qualche dubbio a livello professionale possono sentirsi un po' a disagio anche in amore. Ho spiegato più volte che il Cancro ha una, diciamo, intesa con gli altri che va oltre il sentimento, no? Quindi io parlo di amore, ma non pensate solo al rapporto di coppia, non è così. Amore per il Cancro è amicizia, amore per il Cancro è anche addirittura spartire un lavoro con altri, cioè voi vi affezionate alla gente, difficilmente cambiate luogo, situazione di lavoro, e quando lo fate penate un po', perché ricostruire certi rapporti è difficile. Ecco, adesso bisogna, soprattutto dalla prossima settimana, capire chi è dalla vostra parte e chi è no, e cercare di ritrovare un po' di tranquillità. Vi anticipo quindi i tempi, ricordando però che anche la domenica amore lavoro 4, fortuna 5 ancora vi consente, come tutto questo fine settimana, di ripensare all'amore come a una cosa bella. E io consiglio, se ci sono delle remore, delle difficoltà, di parlarne subito, non dalla prossima settimana. Vediamo il segno zodiacale del Leone, che ha vissuto una settimana un po' sottotono fino ad oggi. Oggi vedete già si trova qualcosa in più. Amore 5, lavoro fortuna 4, domani amore lavoro fortuna 4. Perché? Perché il lancio è previsto per il 17. E per il 20, dal 17 al 20, insomma, non siamo fiscali. Quello è il periodo in cui, se avete un progetto, andrà in porto e vi darà delle soddisfazioni. Questo vi libera da tante ansie, da tante angosce? No, perché lo sapete che siete dei provocatori, io lo sto dicendo da un po'. Di solito si pensa che alcuni segni zodiacali siano un po' spigolosi o amino spigolare. E tra questi segni non c'è mai il Leone, e invece bisogna aggiungerlo, perché a voi piace scandalizzare, proprio perché questo vi mette in un ruolo anche di come osservazione che vi piace. E ricordiamo che il Leone è un egocentrico e ama comunque avere l'attenzione degli altri attorno. La avrete ancora di più, ripeto, da fine mese. Questo non vi autorizza ad essere, diciamo, troppo sicuri di voi, però certamente vi conferma qualche idea che avete lanciato qui e là. Le lotte sono tante, questo è un periodo in cui potete avere delle buone situazioni. Tra l'altro, chi per esempio lavora nella competizione, penso agli sportivi, penso a quelli che magari devono andare contro qualche rivale, che sono sul mercato, ecco, queste persone avranno qualcosa in più. Dopo invece un anno pesante, per esempio il 2017, anche gli inizi del 2018 sono stati sottotono, invece c'è stato un miglioramento, quantomeno un ritorno in scena da dicembre dell'anno scorso, quindi qualcosa dovreste averla verificata. Vediamo la giornata di domenica, tutta a 5 stelle, anche per la famosa presenza della luna nel vostro segno, che vi rischiara, vi dà tono, vi dà luce, vi dà la possibilità di amare. Il segno zodiacale della Vergine, oggi amore lavoro 3, fortuna 4, domani amore 3, lavoro fortuna, amore 4, fortuna 5. C'è ancora questa ultima presenza di Venere dissonante che in amore crea qualche piccolo conflitto, che può essere più o meno
importante a seconda della coppia, perché se state con una persona da 20 anni, beh, insomma, è routine magari vedersi di più o di meno, avere dei momenti di disagio, superarli e poi stare meglio. Ma se da poco avete iniziato un amore, vi chiedete se è quello giusto. Questo è un periodo anche di dilemmi d'amore che non riguardano i sentimenti, ma semplicemente una scelta da fare insieme. Per esempio, le coppie che devono cambiare casa, devono trasferirsi o vogliono fare un figlio, si pensa se sia giusto oppure no farlo. D'altronde, la Vergine è sicuramente espansiva e anche molto più emotiva, istintiva e sentimentale di quanto si immagini genericamente, però ha un fondo di razionalità, quindi in tutte le cose che fa deve avere una sorta di sicurezza. Volete avere le spalle coperte sempre quando fate un progetto, vi portate avanti sia nel lavoro che in amore. La giornata di domenica è migliore: amore 4, lavoro 5, fortuna 4. Devo dire che se avete in mente un progetto personale, professionale o familiare, se ne riparlerà a maggio. Aprile è un mese un po' asfittico, diciamo così, un pochino diafano, quindi forse è meglio aspettare piuttosto che a dare adesso delle risposte che magari non possono neanche essere date perché dipendono da qualcuno che sta attorno a voi. Il segno zodiacale della Bilancia: la giornata di oggi amore lavoro 3 fortuna 4, domani ancora amore 3 lavoro 3 fortuna 4. Qualche dissidio c'è, non metto in discussione il successo, molti Bilancia in questo periodo hanno successo, possono anche arrivare i primi, ma questo costa innanzitutto in termini di tempo, perché c'è meno tempo da dare in amore. Poi in amore, attenzione nei rapporti con il Capricorno, con l'Ariete, con il Sagittario, che ultimamente stanno conoscendo un momento di disagio per una certa lontananza, presunta o reale, che uno dei due sente. Probabilmente siete proprio voi a sentirla. E oggi e domani il fatto di sentirsi isolati, pure se si convive, è la dimostrazione pratica che o avete abbandonato un po' l'amore a favore del lavoro, oppure c'è una persona che dà tutto per scontato. Ecco, la Bilancia tende sempre ad equilibrare le relazioni, cerca sempre di non creare problemi a nessuno, però così facendo rischia di sparire. Fatevi sentire se c'è qualcosa da dire o anche da rimproverare al partner. La giornata di domenica aiuta: amore 5, lavoro fortuna 4, per un recupero graduale che avrà il tempo, diciamo così, vi darà il tempo anche di spiegare cose che da tempo, scusate la ripetizione, non avete detto. Andiamo al segno dello Scorpione. La giornata di oggi, amore 5, lavoro 4, fortuna 5, domani tutto a 4 stelle. Beh, insomma, lo Scorpione si concede. Voi però non avete regole da questo punto di vista, non c'è mai una via di mezzo. O siete chiusi, o siete amanti della vostra privacy al punto da non parlare quasi con nessuno, soprattutto dopo una storia finita male. Oppure vi concedete, dite basta, sono stanco di vivere nell'ombra, voglio uscire e accetto tutto. È una via di mezzo? No, perché poi succede che se siete troppo chiusi rischiate di perdere delle occasioni, ma se siete troppo liberi e vi concedete tutto, poi vi rimproverate perché pensate di aver perso tanto tempo nella vostra vita. Calibrate, ecco, diciamo la mira, puntate sulla persona giusta e cercate anche a livello sentimentale dei confronti che in questo fine settimana possono essere abbastanza vincenti. Dico così perché, come vedete, amore, lavoro 3, fortuna 4, domenica c'è un lieve calo di forma, un lieve malessere passeggero dovuto alla luna dissonante e soprattutto cercate di non portare a casa questioni nate altrove. Il Sagittario, pronto al rilancio, intanto guardiamo la giornata di oggi, amore 5, lavoro fortuna 4, domani amore, lavoro fortuna 4. Insomma, questa è la fase propedeutica iniziale per quel rilancio che ci sarà da fine mese e che qualcuno vivrà entro metà maggio, quindi chi è in attesa di una risposta la avrà entro 2 o 3 settimane. Viaggi favoriti, relazioni importanti, avete sbagliato qualcosa nel lavoro? Non è colpa vostra, però con un nuovo ruolo, con una nuova situazione potrete fare qualcosa in più. Se vi hanno detto tante belle cose, voci di corridoio dicono che avrete una promozione o ci sarà comunque una piccola ricompensa, poi però tutti sono spariti, non temete perché, ripeto, entro metà maggio arriverà qualcosa in più. Certo, anche voi datevi da fare, intanto sviluppate al meglio la giornata di domenica che vale 5 stelle su tutti i fronti perché avrete una luna in ottimo aspetto a Giove e poi dalla prossima settimana anche Mercurio e Venere favorevoli. Andiamo al segno zodiacale del Capricorno: amore 3, lavoro 3, fortuna 4, domani amore 4, lavoro 3, fortuna 4. Il problema non siete voi ma le persone attorno a voi. Se qualche Capricorno è triste in questo periodo è perché si è sentito dire io non gioco più, me ne vado, e questa situazione potrebbe essere legata anche al lavoro. Chi ha una società si trova un po' in bilico, chi ha un amore, spero non sia capitato a tutti, può avere vissuto
una piccola crisi. Ma se fino ad oggi avete assorbito le lamentele e i problemi degli altri, dalla prossima settimana sarete voi a dire non ti voglio più, oppure a che gioco giochiamo. Quindi vi vedo nel torpore, per questo vi do 3 stelle soprattutto in amore oggi e comunque in generale in questo weekend, che può portare sì sabato qualche miglioramento e domenica un relax che può essere anche utile nei sentimenti, ma c'è da ricostruire qualcosa e da chiarire una situazione che non è molto semplice da gestire. L'acquario, la giornata di oggi, amore 5, lavoro fortuna 4, domani amore, lavoro fortuna 4. L'acquario è, devo dire, è pronto alla liberazione, a spezzare certe catene. L'unico nero, dico sempre, sono i soldi, anche perché l'acquario non è previdente da questo punto di vista, un po' spende, un po' ci sono le circostanze della vita che comportano spese in più, e in più è anche generoso, perché l'acquario, se deve dare qualcosa, se può aiutare una persona, non è che si tira indietro. Ora però l'acquario deve aiutare se stesso, soprattutto a sgomberare qualche ombra legata al passato, qualche nebbia che ha offuscato la mente, e il fine settimana aiuta soprattutto oggi e domani, giornate interessanti anche per recuperare un po' di forma fisica. La giornata di domenica è sottotono per l'opposizione della luna, quindi state attenti a non esagerare anche con gli sforzi fisici. Andiamo al segno zodiacale dei pesci. Amore, lavoro 5 stelle, fortuna 4, domani amore 4, lavoro 5, fortuna 4. È un weekend che vi trova protagonisti, che vi trova volenterosi, che vi trova anche desiderosi di ricucire uno strappo, se c'è stato uno strappo in amore. Non sottolineate il passato, andate avanti. C'è un po' di freddezza nel legame? Cercate di capire perché e fate voi la prima mossa. Sì, forse l'avete fatta anche nel passato, ma adesso è il caso di tornare ad essere più complici. La giornata di domenica comporta un miglioramento, amore, lavoro 4, come la fortuna, diciamo che è un momento stabile per vivere delle relazioni e soprattutto per dare spazio anche a nuovi progetti che per quanto riguarda il lavoro sono importanti. Cautela con le questioni di carattere legale, non è il momento di chiedere di più sul lavoro, anzi bisogna cercare di scendere a compromessi. E ora rapidamente guardiamo i voti di questo weekend. Per l'Ariete c'è un bel 7 perché è un weekend importante che rilancia anche la voglia di amare. Il segno zodiacale del Toro deve stare attento a circostanze avverse. Do un 7 perché dovete recuperare molto, soprattutto sul piano fisico, magari siete pronti ad una cura, a una terapia entro l'estate. 7,5 per un Gemelli che ha bisogno di credere un po' di più negli altri e in amore, andrà meglio dalla prossima settimana. 7,5 per il segno del Cancro che ha un'occasione in più per rivalersi anche a livello sentimentale. Il Leone merita un 8 perché la fortuna in questi giorni si incontra anche grazie a delle occasioni o ad un rilancio personale che è molto importante. La Vergine 7, ci sono dei piccoli disguidi da sanare, ma dalla prossima settimana Venere non sarà più opposta e starete anche voi molto meglio. 6,5 per la Bilancia, che ha successo ma al costo di una grande fatica, e 7 per uno Scorpione che deve guardare un orizzonte in maniera più ottimista. 8 per un Sagittario che ottimista è già di nascita, ma adesso a breve termine avrà anche delle conferme in più. 7,5 per un Capricorno pronto a perdonare gli altri, ma fino ad un certo punto, dalla prossima settimana sarete voi a dettare legge. 6,5 per un Acquario ancora un po' in crisi per piccoli fastidi di tipo economico, bisogna cercare di superare la china. E 8 per il segno dei Pesci che può innamorarsi o vivere delle sensazioni molto particolari anche in questo speciale weekend. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto alla prossima. Ciao!